papà era una persona molto umile. Era prima di tutto una missione quella sua, di giocare qui a Cosenza per una maglia che amava, che sentiva veramente sulla pelle. Mio padre era Gigi Marulla. Il giorno pre-gara è un momento molto, molto bello dove inizia l'adrenalina. All'epoca era un momento di grandi pianti perché per due giorni non avrei visto, insomma, mio padre, non avrei potuto stare con lui nei giorni magari in cui non andava a scuola, quindi non è stato un bel rapporto quello iniziale con questo lavoro. Ripetevo sempre a mia madre un domani non vorrò essere in questo mondo perché non vorrò lasciare sola mia moglie e i miei figli. Poi purtroppo però è per fortuna ha prevalso quello che è, insomma, il DNA in questo caso si può dire, e ci sono finito dentro anch'io. Io l'ho visto giocare in effetti dal vivo poco, perché quando, insomma, cominciavo ad essere un po' più grandicello lui era a fine carriera, quindi soprattutto dai filmati e da quello che mi raccontano poi le persone era un attaccante completo, seppur non di grande statura, era uno che faceva del gioco aereo il suo punto di forza, ma era anche molto tecnico. Diciamo che, per farci intendere dai calciofili di oggi, spesso lo hanno paragonato nei tempi moderni a un Montella, un Di Natale, giocatori sì magari non di grande statura, però e oltre alla tecnica, insomma, anche una buona facilità di colpo di testa e di altre caratteristiche non tipiche magari dei giocatori non proprio altissimi. Notavo i giorni pre-partita che a casa era difficile poter rivolgergli la parola. Più che la tensione pre-partita, era una tensione che durava un anno, perché fino a quando poi non arrivava questa fatidica salvezza che spesso hanno raggiunto e con grande merito, la tensione si toccava sempre con mano, perché come ripeteva sempre lui, non era soltanto salvare una squadra, ma era salvare una città, una terra che all'epoca, come magari ancora oggi, non viveva di grande fama per tanti motivi. Il calcio poteva essere un modo per farla conoscere sotto un altro aspetto e sotto un'altra luce. Quel gol l'ho rivisto forse non so quante volte. Io avevo 4 anni all'epoca e sentimmo la partita dalla radio. Era Cosenza Salernitana e finì 1-0 con un suo gol nei supplementari. Giocammo proprio a Pescara nello stadio Adriatico ed era giugno, tra l'altro. Da quando purtroppo quel giorno lui è venuto a mancare, mi risuonava in testa una vecchia scommessa che avevamo fatto quando iniziavo l'esperienza qui nel Cosenza, che eravamo in Serie D all'epoca, quindi ricordo ancora quando discutemmo se accettare o meno questa sfida lavorativa, che lui era un po' titubante. Allora gli feci una battuta a un certo punto per farlo desistere, dice: guarda che ti dico che lo portiamo pure in Serie B fra qualche anno. Dirlo all'epoca era veramente utopia. Quando è uscita quella data poi e quel luogo di Pescara, è scattato subito dentro di me la convinzione che ce la potevamo fare, e tante volte di notte pensavo a quell'annata e come sarebbe stata, a come festeggiare, a come vivere quei momenti. Era come se piano piano costruissi già quello che poi è successo realmente. Spesso mi chiedo se lui magari sia felice guardando quello che abbiamo fatto, o se sarebbe stato meglio farglielo vivere qui. Però non riesco a farmi prendere dallo sconforto e voglio pensare che ci guarda contentissimo per quello che abbiamo fatto.